Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Brasile Italia. Abbiamo già visto in alcuni altri video quanto costano più o meno alcuni prodotti che si trovano qua in Brasile. Oggi però voglio andare un attimino più nello specifico e vedremo quanto costa mangiare italiano qua in Brasile. Per mangiare italiano io intendo non tanto il tipo di modo di mangiare la classica cucina mediterranea, ma più che altro intendo quanto costa comprare qua in Brasile i prodotti che si trovano comunemente in Italia. Già vi dico che costa tanto, inutile negarlo. Ma c'è da dire che a mio parere anche mangiare brasiliano o giapponese costa ugualmente tanto. Però a parte questo, andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio quanto costano queste cose. Bene, avrei voluto fare questo video già un po' di tempo fa. Ero addirittura andato alla Carrefour qua di Sorocaba per appunto fare un video, filmare esattamente quanto costano, che so io, la pasta, i pelati, la mozzarella alla Carrefour qua di Sorocaba. Però diventava un problema perché diciamo che non ti lasciano filmare dentro un supermercato. Dovresti chiedere sempre il permesso al direttore a fare tante cose, un casino. Farlo di nascosto, andare con una camera nascosta a fare delle foto, avrei potuto farlo, però allora a questo punto è molto più semplice, a mio parere, andare in un sito di un qualche supermercato e vedere insieme quello che costano alcuni prodotti. Quindi cosa ho fatto? Sono andato nel sito del Pão de Açúcar. Pão de Açúcar è un gruppo che, come dire, a cui fanno parte molti supermercati, molti negozi qua del Brasile, tipo la Extra, tipo la Sadia o la più famosa Casa Bahia. E quindi in questo sito possiamo comprare e nel nostro caso vedere quanto costano appunto alcuni prodotti che si trovano in alcuni supermercati qua in Brasile. Ho volutamente lasciato perdere i prodotti di frutta e verdura. Per quale motivo? Prima di tutto perché non posso certamente mostrare tutti i prodotti che si trovano nei vari supermercati, diventerebbe un video lungo 3 giorni. Ma poi perché, specialmente in questi prodotti, i prezzi variano con una facilità incredibile. Cioè, se oggi andate dal fruttivendolo e trovate le patate che costano 2,90 reais, sicuramente domani costeranno 3,20 reais o 4 o 1,50, quindi cambiano con una frequenza incredibile e quindi non si può sapere esattamente, non si può dare un'idea certa, un pochino sicura di quello che potrebbero costare. Ho lasciato anche perdere la carne e il pesce perché bene o male i prezzi diciamo che si equivalgono un pochino con l'Italia, non tanto, sempre a mio parere qui costa un pochino di più, però diciamo che tutto sommato trovo più interessante sapere i prezzi, conoscere i prezzi di alcuni altri prodotti. Non tanto di quanto mi costa la bistecca o il petto di pollo. C'è da dire che proprio in questi giorni esiste proprio un vero e proprio scandalo sulla carne brasiliana, che praticamente le più grandi industrie di carni brasiliane stanno vendendo prodotti, carne andata male, carne con dentro di tutto, addirittura con cartone, con ogni tipo di porcheria. E questo vi dà l'idea di cosa facciano le aziende qua in Brasile per i propri brasiliani. Perché è vero che molti prodotti dopo venivano anche esportati in altri paesi, però sono prodotti che per la maggior parte vengono acquistati dai brasiliani stessi, da noi. Ma qui proprio se ne fregano altamente di tutto, quindi non hanno vergogna di niente, hanno un pelo sullo stomaco impressionante. Mi dispiace per loro, mi dispiace per me che vivo in questo paese.
Ma bando alle ciance, lasciamo perdere questi discorsi, se no il video diventa troppo lungo. Andiamo subito a vedere alcuni prodotti. Iniziamo dalla pasta. Questo che vedete è la tipica pasta brasiliana. È una pasta che, ve lo dico chiaro e tondo, fa schifo. Per quale motivo? Perché non viene prodotta col grano duro ed è sempre a base di uova. Quindi vuol dire che il sapore è completamente diverso da quella che siamo abituati a mangiare in Italia e, cosa più importante, non tiene assolutamente la cottura, quindi basta lasciarla 10 secondi in più, diventa una colla immangiabile. C'è da dire però che è l'unica pasta che potreste comprare. Per quale motivo? Perché, come vedremo più avanti, comprare della vera pasta italiana è assurdo, cioè hanno dei prezzi da far paura. Questa è una pasta Barilla, quindi una pasta italiana, però fatta per i brasiliani. La Barilla è tutto sommato furba, perché cosa ha fatto? Ha prodotto un tipo di pasta col suo nome, però alla stessa maniera della classica pasta brasiliana, quindi non fatta con grano duro e sempre con uova. Quindi alla fine è una pasta brasiliana, solo però col marchio Barilla. A mio parere non conviene comprare questo tipo di pasta, perché la pagate più cara di quella nazionale, di quella classica brasiliana, pur essendo la stessa cosa. Diciamo che io la trovo qui da me intorno di solito a 2,90 reais, 3,10 reais, una cosa del genere. Però, come ho detto, la pasta normale, quella classica brasiliana, la pago sui 2,30 reais, e quindi, torno a dire, non vale la pena comprare questa pasta qui, a meno che non la troviate in offerta. Allora in quel caso conviene, perché è leggermente più buona di quella brasiliana vera e propria, però alla fine è la stessa cosa. Ma per avere un'idea, questa appunto è la vera pasta italiana, quindi la classica Barilla che si trova in tutti i supermercati italiani. Però guardate il prezzo, 8 reais e 45 mezzo chilo di pasta, è assurdo, cioè è veramente assurdo. Potete dire quello che volete, ma non c'è ragione per avere un prezzo del genere. Ma non è certamente l'unica. Le fettuccine, 14,50 reais, ditemi se non è una cosa da matti, una cosa del genere. Le lasagne, 9,79, gli spaghetti, 7 reais. Cioè, vedete che comprare della pasta Barilla, che già in Italia non è che sia il massimo della vita, però qui in Brasile sarebbe già un sogno poterla mangiare tutti i giorni. È impossibile, perché chi è che va a spendere 7, 8, 15 reais per un mezzo chilo di pasta? Cioè, dovreste essere super milionari per fare un lavoro del genere. Ma non è certamente l'unica. Qui si trova anche la De Cecco e a volte anche la Molisana e altre marche italiane. La De Cecco è ancora più cara. I Fusilli, 14,25, i rigatoni, che buonissimi rigatoni, io adoro questa pasta, 14,90. Qui siamo a livello di assurdo. Gnocchi sempre della De Cecco, 16,90. Ma come si fa a vendere una cosa del genere? Poi, volendo, si trovano, chi è fortunato, tra virgolette, trova altri prodotti, altre marche. Questo qua, ad esempio, è del mercato municipale di San Paolo. Le orecchiette della Divella, 13,80. Mi dispiace per il mio amico pugliese che verrà tra poco a vivere in Italia, ma purtroppo vedi, i prezzi sono questi qua. I bucatini, 8 reais, 8 reais e 10. I conchiglioni, 15 reais. Ecco, questa è l'unica pazzia che ho fatto una volta nella mia vita. Ho comprato, non di questa marca, non so più di che marca era, ma dei conchiglioni italiani, proprio per farli provare a mia moglie, che non aveva mai mangiato. Ho fatto i conchiglioni ripieni, ovviamente è diventata matta, erano buonissimi, non c'è dubbio. Però, capite, l'ho fatto in una volta sola, in 8 anni, di spendere 15 reais per un mezzo chilo di pasta. Volendo, si potrebbe risparmiare un pochino. Ad esempio, sempre nella Extra, in altri supermercati, si può trovare tipo questo qua, della Del Verde,
sono delle fettuccine, però penso che abbiano anche degli altri formati, 5,95. È sempre carissimo, è sempre più del doppio della pasta normale brasiliana. Però ogni tanto, magari alla domenica, una pazzia la potreste fare. Andiamo a vedere il riso, per quale motivo? Perché ovviamente qui si usa un tipo di riso diverso che in Italia, la qualità, il formato è completamente diverso. E quello che usano qui non molto indicato, non va bene per fare il classico risotto. Però che succede? Che qui il riso tutto sommato costa poco, sempre tra virgolette. Qui vedete un chilo ve lo fanno pagare 3,69. C'è da dire che io di solito compro, perché da un chilo non lo trovo, compro il pacco da 5 kg e lo pago dai 10 ai 12 reais. Però se voi voleste comprare del riso italiano, il classico arborio, per fare un esempio, per fare un bel risotto, ecco, preparatevi 10 reais e 75, oppure meglio ancora 25 reais per fare un buon risotto italiano. Ditemi voi se non sono matti queste persone. Bene, abbiamo parlato di pasta, di riso, ora ovviamente parliamo dei classici sughi, della salsa per fare appunto un buon piatto di pasta. Io dico sempre a tutti, imparate a cucinare, vale la pena imparare a fare un buon sugo con dei veri pomodori che comprare le cose già pronte che trovate qui. Per quale motivo? Sono sincero, io di solito per fare il sugo in casa uso una cosa come questa, che costa poco, 1,60, 1,50, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che è un sugo già pronto, quindi oltre ad avere i pomodori o quello che sia, è già con la cipolla, già con alcune spezie, quindi non è una cosa, come potrei, diciamo, naturale. Però costa poco e tutto sommato non fa proprio così schifo. È ovvio, Carlo Cracco in questo caso qua si metterebbe le mani nei capelli, però per chi è una persona normale come me, diciamo che alla fine si può accontentare. Per quale motivo accontentare? Perché ad esempio i classici pelati che si usano tranquillamente in Italia, qui sono difficili da trovare, sono cari e non sono buoni. Ad esempio, questi qua che mostro nella foto, 4 reais e 59, non vale la pena, a parte che sono cari, ma poi non sono buoni perché i pelati che comprate in Italia li aprite e trovate proprio dei veri pomodori maturi, interi. Qui invece sono, anche se la foto non sembra, però li trovate già tutti rotti con la buccia, cioè sinceramente non vale la pena comprare i pelati qua in Brasile perché fanno letteralmente schifo. Se siete fortunati potreste trovare la polpa di pomodoro. Io sinceramente non l'ho mai trovata, nemmeno alla Carrefour, nemmeno alla Extra, in nessun posto, però a quanto pare la vendono e non costa tantissimo, sono sempre 4 reais contro un reale 50, un reale 50 del primo sugo che vi ho fatto vedere, però forse la qualità un pochino migliore. Anche qui la passata, guardate che cosa assurda, il prezzo giusto sarebbe 16 reali e 75, qua ce l'hanno in offerta a 11 reali. Cioè, gente, è assurda una cosa del genere. Anche perché mi piacerebbe vedere l'etichetta per sapere esattamente i prodotti, gli ingredienti che ci sono dentro, perché sono sicuro che non è la classica passata vera che c'è in Italia, dove trovate solamente pomodoro e acqua. Qui per me c'è qualcos'altro dentro. E per ultimi, anche se in Italia non li ho mai usati, perché anche in Italia mi facevano un po' schifo, però volendo potreste comprare i sughi già pronti, tipo questo qua della Barilla. Però anche qui vedete un vasetto di sugo già pronto, 17 reais e 50. Cioè, è da matti comprare un prodotto del genere. Bene, cambiamo un attimino l'ingrediente, andiamo a vedere
alcuni formaggi. Qui è una nota dolente, per quale motivo? Perché in Italia sappiamo tutti che si trovano un'infinità incredibile di formaggi, una quantità enorme, di una qualità eccezionale. Qui invece se ne trovano molto pochi e sono tutti molto cari e anche qui come qualità lascia un po' a desiderare. Però ognuno si deve adeguare a quello che trova. Questo per esempio sono delle mozzarelle, quei classici bocconcini, mozzarelle piccoline, rotonde, di bufala. Guardate il prezzo, 16 reais e 10. E qual è il problema? Voi lo comprate pensando di mangiare finalmente della ottima mozzarella, come siete abituati a mangiarla in Italia, invece è una porcheria. Per quale motivo? Perché non ha nessun sapore. Io l'ho provato a comprarla un paio di volte perché adoro la mozzarella, ma credetemi, non c'entra niente, come sembra quasi di mangiare plastica, non ho idea, cioè non ha nessun sapore, non ha niente a che vedere con la nostra mozzarella. Questo è, secondo loro, del provolone che vendono già tagliato fette, 300 grammi a 21 reais e 91. Ora ce l'hanno in offerta, per modo di dire, a 11 reais e 57. C'è da dire una cosa, tutti questi formaggi che vi farò vedere, ma oserei dire tutti i formaggi che trovate in Brasile, non sono importati. Anche quando trovate provolone, mozzarella, gorgonzola, tutto quello che volete, sono sempre formaggi prodotti in Brasile. Però, pur essendo prodotti in Brasile, li vendono come se fossero importati. Questa è, a mio parere, una grande truffa a scapito mio, a scapito di tutti i brasiliani e di tutte le persone che vorrebbero mangiare un prodotto decente. Questa è una caciotta, guardate qui, 600 grammi, quindi poco più di mezzo chilo, 44 reais. Ma che caciotta è? Fatta con che? Con l'oro? Pecorino. 250 grammi, 48 reais. Sono matti, ma sono veramente matti. Il mascarpone per fare un buonissimo tiramisù, 350 grammi, 27 reais. Ma è incredibile, è veramente incredibile. Il brie, formaggio francese, però ugualmente buono, a chi piace. 20 reais il prezzo originale, 18 reais in offerta. Il camembert, 20 reais e 50, l'Emmental, un pezzettino da 200 grammi, quasi 30 reais, ma anche la classica Philadelphia, 6 reais e 75, ragazzi, ma qui sono matti. Ma il più bello è questo, delle sottilette, che a mio parere è il formaggio più schifoso che ci sia, 8 reais, ma è incredibile. E per il salume è la stessa cosa. Allora, questo qui è salame tipo Milano, che lo vendono sempre a fette perché qui vendono tutto a fette, 100 grammi, 8 reais e 29, ditemi voi. La coppa, quando la trovate, 200 grammi, 18 reais e 70. La pancetta, 13 e 80. Il prosciutto crudo, 21 reais e 90 in offerta 20 reais. Anche qui una volta l'ho comprato perché avevo voglia di mangiare un po' di prosciutto crudo. Ma non fatelo, non fate il mio errore. Per quale motivo? Perché fa schifo. So che vi sembra esagerato, ma ve lo assicuro, fa schifo. Prima di tutto lo tagliano sempre molto spesso e sapete che il prosciutto crudo, quando è spesso, è veramente quasi immangiabile. E dopo la qualità non ha nulla a che vedere con il nostro San Daniele, per farvi un'idea. Quindi non vale la pena spendere questi soldi qua per del prosciutto crudo. Però, giusto per darvi un'idea, se volete, sempre al mercato di San Paolo vendono 6 kg di prosciutto della Fiorucci, 612 reais. Se ve lo potete permettere, compratelo. Bene, passiamo all'olio d'oliva. Allora, bene, qua in Brasile l'olio più usato è l'olio di soia. Va molto bene per friggere, per cucinare alcune pietanze, però, a mio parere, sarà perché sono italiana, ma per fare un'insalata non è certamente indicato. Quindi un buon olio di oliva extravergine ne trovate di tanti tipi.
però la maggior parte sono o portoghesi o spagnoli. Ora, nulla di male per l'amor di Dio, però io che sono italiano, conoscendo i prodotti, la qualità dell'olio d'oliva italiano, se posso, preferisco comprare un olio d'oliva italiano e tutto sommato se ne trova. Questo per esempio è della Dececco, però guardate il prezzo, quindi mezzo litro vi costa quasi 30 reais. Questo qui già un pochino più economico della Olitalia, 18 reais 75 sempre mezzo litro. C'era da dire, io ho provato a vedere quando vado alla Carrefour o in altri supermercati, il 99% degli oli d'oliva italiani sono toscani, sono prodotti in Toscana. È rarissimo, oserei dire impossibile, trovare, che so io, dell'olio ligure o dell'olio pugliese. L'aceto balsamico, ecco, questa qui è una cosa che io uso molto perché mi piace moltissimo mangiare un'insalata, specialmente quando fa caldo, e adoro l'aceto balsamico. Anche qui si trova in Brasile, non diciamo che non è un problema, però i prezzi sono ovviamente elevati. Anche questo qua, la pastina, non ho idea di che marca sia, 16 reais mezzo litro. Io ne ho uno qua in casa, l'ho comprato alla Carrefour, è prodotto in Italia, è prodotto a Modena, perlomeno l'etichetta dice questo, che è stato prodotto a Modena. Però non vi so dire chi è il produttore. E cosa strana, sempre perché io leggo molto l'etichetta dei prodotti, tra gli ingredienti c'è il colorante, quindi il classico colore dell'aceto balsamico qui è dovuto al colorante che ci mettono. Ora non ho idea, sinceramente non mi ricordo, se anche l'aceto balsamico, che quello vero che si trova in Italia, anche lì contiene dei coloranti. Quindi vi chiedo un piacere, se voi che avete la possibilità, andate a vedere nell'etichetta e ditemi, scrivetelo nel commento, se anche in Italia un buon aceto balsamico contiene dei coloranti. Bene, qui entriamo proprio nella follia vera e propria. I vini. Per chi è italiano come me, per chi ama il vino, questo non è proprio il paese più adeguato, perché i prezzi sono assurdi al 100%. Il Brasile produce dei vini, nel sud del Brasile, più che altro Santa Caterina, producono dei buoni vini, potremmo dire. Però che succede? Che anche il vino brasiliano, se volete del vino buono, lo pagate uguale a quello italiano, quello francese, quello cileno, eccetera, eccetera. Quindi non riesco prima di tutto a capire per quale motivo io debba spendere la stessa cifra per un prodotto nazionale. E poi trovo assurdo, cioè, posso capire che un prodotto importato me lo facciano pagare di più perché hanno delle tasse assurde che ti fanno pagare tantissimo. Però, boh, non lo so, per me è una cosa che mi lascia senza parole. Però, a parte questo, allora, guardate una cosa, un Chianti, una bottiglia di Chianti 72 reais, ma siamo matti. Una bottiglia di Corvo 90 reais, ma io non ho. Cioè, cosa devo dire? Lambrusco 31 reais, Pinot Grigio 50 reais. Cioè, ma sono matti. Un Prosecco, quasi 80 reais una bottiglia di Prosecco. Il Cinare mi costa 20 reais. Ma questa gente qui è matta, non c'è altra spiegazione, è matta, non ci sta con la testa. Per avere un'idea, un vino non buono, ma accettabile, brasiliano, vi costa intorno ai 14-15 reais la bottiglia. Un vino cileno, argentino, anche lì vi costa intorno, se volete un po' buono,
dai 20-30 reais. Per quale motivo? Per quale motivo mi dovete far pagare 90 reais, 70 reais una bottiglia di vino? Ma datemi una ragione. E giusto per darvi un'idea, andiamo a vedere qualche altro prodotto che in Italia è comune comprarlo e qua in Brasile diventa quasi impossibile. Le patatine fritte, cioè avete idea, avete presente le patatine fritte della Paidi, della San Carlo che comprate in Italia? Guardate qui quanto costano, 10 reais un pacchetto, ma sono matti. Le Pringles, 12,90, ma è assurdo. La pizza surgelata, che racconto mio è una porcheria sia in Italia che in Brasile, in tutti i posti, però volendo 13 reais e 50 una pizza surgelata. Questo è proprio il massimo dell'assurdo. Tra poco è Pasqua, guardate quanto costa un uovo di Pasqua della Ferrero qua in Brasile, 85 reais. Ma ve lo ripeto, a parte che lo leggete, però 85 reais un uovo di Pasqua. Sempre rimanendo in tema di prodotti italiani, qua più che altro è un consiglio. Immaginiamo che voleste fare un buon risotto alla milanese, risotto giallo con lo zafferano. Bene, diciamo che in tutti i supermercati trovate questo tipo di zafferano, o meglio, quello che loro chiamano zafferano. Ma il problema qual è? Che non è zafferano. È curcuma, che non c'entra niente con lo zafferano, ma è addirittura adizionata con del colorante. Quindi, quando voi trovate una cosa del genere, una bustina del genere, con scritto zafferano, chiamatela come volete, sappiate che non è zafferano, è una cosa che gli assomiglia ma non c'entra niente. Per avere un'idea, il vero zafferano, volendo, si può trovare con difficoltà, ma si trova. Però guardate, questo qua, lo zafferano in pistilli, non ho idea da dove arrivi, però è comunque zafferano in pistilli e praticamente nemmeno 5 grammi vi costa 36 reais. Bene, questi erano alcuni prodotti italiani che potete trovare in Brasile. Avete visto i prezzi come sono e quello che potete trovare. Quindi avete già capito che purtroppo mangiare italiano in Brasile non è facile e costa tantissimo. Ovviamente ci si può adeguare, si può trovare alla classica via di mezzo, cioè ad esempio invece di comprare gli spaghetti della Barilla o della De Cecco, accontentarsi e prendere gli spaghetti brasiliani. La qualità è diversa, il sapore è diverso, però come dicono qui, fa zero che, cioè è assurdo spendere 8-15 reali per un piatto di spaghetti o di altro tipo di pasta. Il vino purtroppo è carissimo, abbiamo visto, ma sia quello brasiliano sia quello straniero. Purtroppo qui bere un buon bicchiere di vino a pasto è per pochi. Formaggi e salumi, praticamente non c'è una grande scelta, la qualità in qualunque caso è molto scadente in ogni tipo di prodotto che comprate e anche qui sono sempre prezzi elevati. La carne, come ho detto, non l'ho presa in considerazione perché non era questo lo scopo del video. Il pesce, c'è chi è fortunato e vive, abita vicino al mare, in una città di mare, quindi può trovare del pesce buono, buon mercato, ma per chi come me abita fuori o compra quello surgelato o compra del pesce che lo paga carissimo. L'unico pesce che potrei comprare sono praticamente le sarde, che qui lo trovi che costa poco, diciamo sui 12 reais al chilo. Però insomma, al di là di questo diventa anche fare una classica insalata di mare diventa una cosa che solo poche persone se la possono permettere. Ma uguale che sui la frutta e la verdura, qui sappiate per esempio che
Le mele, le pere, la uva, i kiwi costano tantissimo, molto più che la frutta normale. C'è da dire, allora, iniziamo col dire che ho anche trovato qualche persona che mi ha detto, ma come, sei in Brasile, che senso ha vivere in Brasile e voler mangiare le mele e le pere? Cioè, cazzo, non sono mica obbligato a mangiare papaya e ananas tutti i giorni. Se mi voglio mangiare una volta ogni tanto una mela, una pera, non posso, solo perché sono in Brasile. Cioè, vedete la gente come stupida, il livello di ignoranza di certe persone. Però, a parte questo, non è che la frutta nazionale ve la regalino. Qui le banane mi costano praticamente quasi 5 reais al chilo, uguale il mango lo trovo 4-5 reais. L'ananas mi costa dagli 8 ai 12 reais un ananas, cioè sono tutte frutte che qui volendo le trovi per la strada, non sto scherzando, qua vicino a me c'è un albero di banane, non faccio mai in tempo a andare a prendere quando crescono perché c'è sempre qualcuno prima di me che le raccoglie, però questo per darvi l'idea che banane, mango e altra frutta tropicale qui la trovi, come dire, per strada, eppure la vendono ai prezzi come se fosse della frutta importata. E questo per me è un'assurdità che non ha senso. Per quale motivo mi devono vendere le banane a 5 reais al chilo? È assurdo. Però purtroppo è così. Quindi il fatto che le mele, le pere o altra frutta, che potremmo dire importata, mi costi tanto, è vero, però sappiate che anche la frutta nazionale o il pomodoro nazionale, o le patate, quello che volete, mi costa ugualmente tanto. Quindi, come vedete, vivere in questo paese purtroppo non è facile, perché per poter vivere in modo, non dico bene, ma decente, in ogni caso deve sempre avere tanti soldi, perché altrimenti rischi letteralmente di fare la fame. È inutile negarlo perché purtroppo la realtà è questa. Bene, quello che volevo mostrarvi oggi era questo. Come sempre spero che il video sia utile o sia stato utile per qualcuno. Lasciate dei commenti, ditemi quello che pensate, mettete un like ogni tanto, perché questo è importante anche per me, per il canale, per farlo crescere. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché cercherò di fare sempre più video possibili. Se avete qualche argomento che vi interessa che io parli, ditelo apertamente, farò il possibile per parlare di quello che voi volete, di quello che vi interessa, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!